Cortesi ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi, stiamo per collegarci con i seguenti campi nell'ordine: Roma per Roma Inter, Napoli per Napoli Sampdoria, Milano per Milan Foggia, Bologna per Bologna Juventus, Pisa per Pisa Mantova. I radiocronisti sono Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Giuseppe Viola, Piero Pasini, Gianfranco Pancani. Come sono terminati i primi tempi? Soltanto il punteggio, via Roma. Roma 0, Internazionale 0, a voi Napoli. Napoli a Sampdoria 0-0, a voi Milano. Anche a San Siro 0-0 tra Milano e Foggia, a voi Bologna. Anche a Bologna, Bologna 0, Juventus 0, a voi Pisa. A Pisa, Pisa 1, Mantova 0, a voi studio. Gli altri primi tempi a Cagliari, Cagliari 0, Lazio 0, a Messina, campo neutro, Catania 1, Lanerossi Vicenza 1, a Torino, Torino 2, Varese 1, a Verona, Verona 1, Fiorentina 1. Passiamo alle note di cronaca, via Roma. Sta per iniziare il secondo tempo di Roma Internazionale, primo tempo 0-0, giornata primaverile, alle 13 a Fiumicino sono in corso l'intervallo, 0-0, vi ricordiamo il risultato dei primi 45 minuti, sole e pubblico generosi, terreno perfettamente agibile, direzione affidata a Sbardella. Sta verificandosi quanto preventivato, e cioè che il ritmo pacato della Sampdoria favorisce la cadenza classica del Napoli, che ha espresso una larga superiorità senza peraltro trasformarla in reti, molto per la bravura di Battara e un po' per la irresolutezza delle punte napoletane. Questa è la cronaca, l'ottavo sul tiro cross di Germain da sinistra, Amrin era di un soffio in ritardo per la correzione a rete. Al decimo un violento tiro da fuori area di Giuliano era fermato in due tempi da Battara. All'undicesimo un colpo di testa di Giuliano terminava alto di poco. Al tredicesimo Giuliano, che Bernardini misteriosamente ha trascurato sinora, sferrava di nuovo il bersaglio con un diagonale da destra a sinistra. Al diciannovesimo doppio capolavoro di Battara. Prima intuiva una punizione che Sormani era riuscito a far filtrare attraverso una selva di gambe e quindi volava sotto la traversa per alzare la veemente replica di Panzanato. Poco dopo, in occasione di un paio di confuse situazioni in area ospite, gli azzurri invocavano invano la massima punizione. A questo punto finalmente si facevano vivo anche le punte sampdoriane. Al 24esimo Zoffe fermava un tiro di Fotia, un ex dell'Inter Napoli che gli spalti del San Paolo stanno seguendo con particolare curiosità, e al 27esimo, su ottimo cross di Suarez, Salvi alzava di testa da distanza ravvicinata nonostante avesse entrambi i piedi in appoggio. Gli ultimi 6 minuti registravano il risveglio di Altafini. José prima sfiorava i pali al 39esimo e al 43esimo rispettivamente con una girata e una rovesciata a forbice su parabola di Amrin, e quindi centrava la porta con una girata al volo degna del gol, ma che Battara ribatteva con straordinaria bravura. Squadra di nuovo in campo per la ripresa, 0-0 la situazione, a te Viola. Abbiamo invariata la situazione, sempre reti inviolate tra Sampdoria e Napoli. Avevamo concluso il precedente collegamento, ricorderete, segnalando l'ennesima prodezza di Battara che aveva alzato bravamente oltre i pali una punizione di Sormani. Ebbene, subito dopo il portiere blu cerchiato ha dato una nuova conferma delle proprie smaglianti condizioni, alzando un colpo di testa di Altafini scoccato da distanza ravvicinatissima. Il Napoli ha reso frattanto più serrate le cadenze del proprio forcing, il che ha reso ulteriormente imbarazzata l'azione di Suarez, sempre un po' a disagio davanti a ritmi sostenuti. Chiappella, nell'intento di esaltare il peso del gioco offensivo, ha affrancato Sormani da qualunque compito tattico, e ora Sormani si presenta spesso ai 16 metri per tentare la conclusione. La Sampdoria comunque regge bene, con molto ordine e molta lucidità, orchestrata in difesa soprattutto dal libero Lippi. Siamo arrivati alla mezz'ora al San Paolo, sempre 0-0 tra Napoli e Sampdoria, te Viola. Ribatte Lazio 2-1, a Messina, Catania e Lanerossi Vicenza 1-1, a Milano, Milan batte Foggia 2-0, a Napoli, Napoli e Sampdoria 0-0, a Roma, Roma Internazionale 0-0, a Torino, Torino batte Varese 3-1, a Verona, Verona e Fiorentina 1-1. La classifica: Milan punti 28, Internazionale Napoli 24, Bologna 20, Juventus e Cagliari 19,